Ciao a tutti, sono video, sono appena svegliato. Allora, volevo fare la ripresa figa in cui mi alzavo eccetera, però c'è il cane che dorme con me, è appena uscito adesso, che sarebbe stato un macello perché... passa. Allora, mi sveglio per andare a scuola alle 6:50, non mi faccio vedere l'orario perché ho il telefono in mano per registrare. La prima cosa che faccio sempre... Di solito dai due coccole al cane, perché di solito dorme con me in questo periodo, se no no. E andare in bagno e lavarmi i denti, perché non faccio colazione quando vado a scuola, perché mi dovrei alzarmi ancora prima. Ne approfitto per questo video, perché oggi entro alle 10, perché manca la prova di italiano e latino. E poi mi sono dovuta alzare presto, perché oggi i miei genitori e mio fratello partono per 3 giorni per un congresso. Mi ha detto che alle 11 devono andare a fare il tampone, riescono a portarmi a scuola per le 10. Però dato che loro si devono organizzare per partire, anche io mi sono dovuta alzare presto. Vabbè, da prepararmi. Ok, qua c'è il mio spazzolino. Indovinate? Viola. L'ho comprato tipo... Sì, l'ho comprato quest'anno, insieme a uno rosso, che però mi hanno ciulato quello rosso. E poi in questo periodo abbiamo questo che mamma mi ha comprato. Dentifricio Colgate Cavity Protection Caries, non lo so. L'unico dentifricio che vi dà in questa casa è quello all'eucalipto, perché io sono allergica e quindi non riesco a usarlo. E quindi niente, vado a lavarmi i dentini. Ok, la terza tappa della mia mattinata è scegliere come vestirmi. E devo tenere in considerazione due cose. Uno, che mi piaccia. Due, che dovrò aspettare. Allora, non prendo più il pullman, perché oggi pomeriggio tipo lo prendo per l'ultima volta, perché poi senza Green Pass non si può salire sui pullman, quindi non salirò più sui pullman. Io sono così triste, no, non è vero, così mi porta mia madre al mattino pomeriggio che si gela, specialmente a dicembre e gennaio. E poi, soprattutto, che devo aspettare fuori scuola un botto di tempo, perché se c'è il sole e si sta bene ci fanno entrare subito. Se fa freddo o diluvia ci fanno entrare anche 56-57. Una volta quest'anno, quando piace, ho fatto entrare 59 e entriamo alle 8 noi, giusto per farvi sapere, cioè, quindi prendete. Quindi devo scegliere come vestirmi e non ne ho minimamente idea, perché io ho quasi tutti i vestiti eleganti, o freschi, o i tutoni, mi sa che andare a scuola col tutone non è il massimo, poi sto tutta fighissima, ma non è fredda, quindi credo che andrò sui leggings caldi, questi, sì. E poi boh, abbiamo una maglietta a casa. Intanto non si vede perché uso la felpa. Scusate, perché in classe hanno acceso il termosifone per modo di dire. E poi c'è sempre quel po' scemo che apre la, o compagno scemo che apre la finestra con meno 50 gradi. Infatti, ieri stavano congelando. Poi la stessa persona che ha aperto ha tenuto aperto per tipo 15 minuti. Poi si è aumentata che faceva freddo. Infatti, noi abbiamo detto mai aperto tu. Vado a farlo. Che poi oggi mi devo preparare un botto. Domani, perché domani c'è la festa del mio amico, uscirà il video che io mi preparo e in più appunto mi sono dovuta alzare prestissimo, infatti credo che dormirò un po' nel pomeriggio se riesco, ma non ne sono sicura. Tappa, cambio stanza per pettinarmi, allora alla fine faccio lo specchio così faccio come sono vestita. Mi sono messi i leggings, non si vede, cavolo, sono stati i leggings, ok, come si chiama? Coso largo, il felpone, bello. L'unico difetto è che è bianco e nero. E io sono del toro. Ma vabbè. E quando avevo comprato il negozio era co sembrava con le luci bianco e marrone. Abbiamo chiesto come sta. Sì, è bianco e marrone. Vabbè. E poi una magliettina che è bianca col gattino. E ora vado a pettinarmi. La spazzola devo averla lasciata vicino alla stufa. E niente, vado a pettinarmi. Metto il burro cacao, la crema e il coso, il siero al kiwi. Ho messo anche varie creme e mi sono fatto un coso di lato. Ecco, che è così. Non mi ricordo più questi che non il puccio, perché ho usato proprio il tondone apposta. Lo chignon, ecco, uno chignon di lato. Ora andrò a vedere cosa vuole mia madre. Chissà se oggi farò colazione, non so, perché dobbiamo spostare la telecamera verso la strada e devo scaricarmi l'app sul tablet e devo coccolare i cani. Lo zaino però lo lascio qua. No, lo faccio che portare giù, almeno è già giù per dopo. Di solito io faccio così quando scendo, prendo lo zaino e lo metto giù. Di solito risalgo solo se dimentico qualcosa. Che capita spesso che dimentichi qualcosa, ma con un altro conto. Ok,
Ormai sono le quasi 9:30, tra poco devo partire per andare a scuola, perché appunto, come ho detto, oggi entro alle 10. Ho aiutato mia madre a finire le valigie e ho anche alla fine aiutato a fare colazione, mi sono preparata la merenda per scuola, che solitamente ho frutta se la faccio la sera prima, cioè taglio, se no ho il mandarino o tipo briochine, fette biscottate, perché altre solite fette biscottate. E invece oggi ho un panino col petto di pollo panato. Ma intanto devo prendere i pullman per tornare a casa e quindi fino alle 2:43 anche non sono a casa, quindi poi devo occuparmi degli animali prima di mangiare io, quindi ci sta. Niente, ora vado, così monto il video perché devo uscire oggi stesso. E niente, ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere quello in cui mi preparo per la festa di Daniela. Però non ho ancora deciso di smettere prima quello o prima un altro che ho registrato qualche giorno fa. Non lo so ancora, vedremo. Solo chi vive vedrà. Ciao, al prossimo video.